Bene, torniamo dunque in diretta e partiamo subito con una domanda per Giorgio Attolico per vedere se ha studiato questa settimana. Allora, mettiamo in sovraimpressione la foto che adesso vedrete. Eccolo qui, Giorgio, diciamo di chi si tratta e perché abbiamo preso questa foto. Non saprei proprio cosa rispondere. Ma come, Giorgio? È un arbitro. Ma è un arbitro. Sandro suggerisce. Ha segnato la partita più importante. Guarda, questo è un arbitro che arbiterà di mercoledì, quindi pensa che partita c'è mercoledì? Non ne sono ancora. Sì. Ce ne sono tre nel Lazio. La più importante. No, una più importante. Allora, signori, Giorgio Attolico rimandato. Settembre. Sappiamo anche i guardaline, però, Bruno. Sì, diciamo che quello era il direttore di gara di Lupa Castelli Viterbese di mercoledì, il signor Sozza, mi sembra di aver letto che si chiami. Sì. Lombardo Sozza. Lombardo, dunque dalla Lombardia no, arriverà. Anche del Lombardo. Il Lombardo. Arriverà no, Lombardo, no. No, no. Questo arbitro. Allora, eravamo rimasti con. Bruno, scusa. Diciamo la domandina. Un attimo solo, Giorgio. La domandina a Sandro Pogesci. Allora, sappiamo tutti che il sogno di Sandro Pogesci sarebbe stato Renan Pippi. Allora, Sandro. Come mai? Ah, come mai? Non siete arrivati? Rena aveva delle difficoltà e voleva giocare e io l'ho contattato, prima ho contattato la società, ho parlato proprio col presidente, con Piero Camilli, dove mi ha detto guarda Pogesci, Renan Pippi non sappiamo se lo mandiamo via, ma se lo mandiamo via lo liberiamo da voi, perché giustamente come ha detto Germano il mercato di riparazione è molto difficile perché noi avevamo tanti contatti con tanti giocatori, possiamo dire anche i nomi, Oggiano, Molinaro, Pozzolino fino all'ultimo secondo, quindi i giocatori del calibro, ma lo stesso Fabio Ceccarelli era un giocatore da noi ricercato perché cercavamo una punta importante perché la proprietà voleva fare quel salto. Abbiamo preso, diciamo, non diciamo le seconde scelte, ma abbiamo preso quei ragazzi e abbiamo lavorato più sulla grande motivazione di rivalsa di giocatori importanti che non trovavano spazio in società importanti, perché noi abbiamo preso due giocatori dalla Viterbese, perché c'era Melletti e Angelilli, venivano dalla Viterbese che è una squadra con l'ambizione di vincere, ma conosciamo il loro passato. Abbiamo preso D'Agostino che Germano ha visto tante partite e mi ha detto guarda le caratteristiche, quando si è fatto male Alfonsi dovevamo trovare un trequartista, io gli ho chiesto guarda cerchi un trequartista bravo che abbia queste caratteristiche, io D'Agostino l'avevo visto con una partita di San Cesario all'andata e ho detto sì è un po' un portatore di palla per come mi piace giocare a me, tiene troppo la palla però è un giocatore di categoria superiore. E quindi proprio all'ultimo secondo abbiamo preso D'Agostino, ma anche lì c'era il problema del Terracina, che sì. Ci sono stati problemi, il Germano è stato bravissimo e con la sua grande esperienza ha fatto un lavoro certosino e siamo riusciti a prendere questo giocatore. Renan Pippi purtroppo quando entrava segnava, è da grande professionista, anche che lui voleva andare via e con i gol ha convinto la società a farlo rimanere, sicuramente il direttore sportivo, l'allenatore… E lo volevano a tutti i costi, il ragazzo voleva andare via, però andato a San Cesario, entra lui, ha fatto doppietta, domenica dopo con la Zaghena entra lui, perdevano e ha fatto gol, è venuto a fondi ma ha fatto gol a un minuto dalla fine senza riconoscenza proprio. C'è una domanda di Pepito. Volevo fare una domanda al mister, c'è anche un'altra. Ieri ero presente alla partita, visto il mister insomma conosce parecchie varianti tattiche, insomma visto adesso sta adottando questo modo, già il trequartista, però ieri rispetto alle ultime prestazioni D'Agostino è stato raddoppiato, accorciato spesso, ha avuto delle difficoltà, infatti ho visto che tu l'hai richiamato un paio di volte, sì. A un certo punto hai detto cerca di divertirti, cioè non pensare troppo. No, ti volevo fare questa domanda proprio perché ho visto che tende a portare palla, ci sono state situazioni di partenza dove lui si scarica, la squadra va addirittura in porta e quindi c'è avuto. Allora, visto che andando avanti col campionato, voi state facendo un ottimo campionato, e visto che lui ormai è sotto la lente di ingrandimento di tutti, cioè se le squadre lo raddoppiano, lo accorciano, insomma lo mettono sotto pressione, visto che il ragazzo ieri grandi qualità ha avuto difficoltà, quindi come pensi di ovviare magari in qualche partita se avrai queste situazioni può schiamare dove insomma hanno riferito. Ma lui sarà sempre, lui è sempre marcato, quando è che un giocatore non può essere marcato? Quando porta la palla o quando gioca di prima?
No, io ieri l'ho visto. Quando gioca la risposta. No, no, se gioca di prima no, è ovvio. Lui deve giocare di prima, scaricare e buttarsi in uno spazio. Il suo gol, l'azione che abbiamo fatto con il addirittura l'hai chiamato anche andare sull'esterno, no? Doveva andare perché lui lo marcava. Allora, lui lo marcava Costantini a uomo, Costantini è il doppio di lui. Io ho detto, fai finta che ti vuol picchiare uno più pesante di te. Se tu ti fai prendere, quello ti uccide. Se tu invece scappi, lui fa fatica. Io ho detto, scappa, vai via, diverti. Io ho detto, diverti, lascia perdere. Proprio tranquillamente. Lui ha fatto due giocate da giocatore. Uno ha fatto andare incontro, palla su Evago, sponda di Evago e tira in porta, il portiere ha fatto una grandissima parata. La seconda azione, che ha scaricato di prima su Evago, è attirato, è andato sulla respinta e ha fatto il gol. Ma la terza, come hai detto te, c'è un'azione che lui porta palla, che palla avanti, palla dietro, palla nello spazio e Evago solo, lui ha tirato in porta da ucciderlo. Bene, c'è anche una domanda, un quesito che ci pone un amico telespettatore, sempre per Sandro Pochesci. Sì, che comunque riguarda anche in parte il direttore Germano. Cosa ne pensa di Meloni, Oggiano e Del Sorbo in prospettiva estiva? Erano i giocatori nostri. Meloni, Del Sorbo, Oggiano e Del Sorbo. Del Sorbo non l'hanno svincolato nell'ultima partita che doveva fare. Del Sorbo era una questione soltanto del presidente, perché Del Sorbo era dell'Unicusano Fondi, questo lo posso dire tranquillamente, per non dire il messaggio che mi ha mandato oggi. Il problema è che in quel momento il presidente non l'ha presa in maniera giusta sulla rescissione che doveva fare, il rammario che poi in sede di mercato c'è stata la trattativa a gennaio, professionisti. Oggiano è un giocatore che io ho portato a Terracina l'anno scorso, un giocatore che conosciamo tutti, l'anno scorso forse solo il mister in una partita a Palestrina mi ha detto voglio capire come hai fatto a portare questo giocatore, un giocatore importante, un giocatore che adesso sul mercato è per una big, io l'anno scorso sono partito e non ero all'inizio una big, sono diventato dopo. E con Giuseppe Meloni c'è un rapporto di stima da parecchi anni, non riusciamo mai a sposare calcisticamente questo progetto, però è un giocatore di cui c'è una stima reciproca importante. Bene, Bruno. C'era un momento, scusami Giorgio, c'era Giacomo Evangelisti che voleva mettere sul tappeto anche un altro piccolo problema. Giorgio, scusami, poi il tuo intervento. Sì, io guarda, sì. Vedendo le immagini che abbiamo visto prima, volevo fare una piccola provocazione. Abbiamo visto la partita di Sora, campo stupendo, spalti bellissimi, e poi abbiamo visto la partita di Terracina dove il buon Matteo ci ha giocato, cioè, sembrano quasi che abbiamo visto una terza categoria nella Serie A. Cioè non capisco, allora poi magari ci lamentiamo del fatto che chiudono le porte, ma pure sti campi, cioè non so, un po' particolari, cioè la Serie D quando non c'è più la C2, io penso che sia un campionato molto importante e penso che meriterebbe qualche campo un po' migliore. Volevo anche per il mister, perché parlava di D'Agostino, io penso che D'Agostino l'ho visto giocare anch'io a San Cesare e penso che lui abbia risentito molto il campo di Ostia, che secondo me è un po' piccolo. No, più che altro non ho sentito del campo sintetico, che è un campo che non è veloce, che non è un campo in erba, ma lui ha sbagliato proprio l'approccio. Lui ha sbagliato l'approccio perché stava facendo una guerra lui contro l'Ostia Mare. Lui deve capire che è un giocatore sì fondamentale, ma che non è tutto. Lui deve giocare, lui aveva due fasi, una fase di attacco e una fase di difesa. Domenica ha fatto solamente la fase di attacco, male. La fase difensiva non l'ha fatta per niente, perché lui doveva coprire Costantini e non farlo iniziare a farlo giocare, perché era l'unico punto di riferimento dove passavano i palloni dalla difesa a Costantini per portare un'azione da fase difensiva a fase di attacco. Lui questo non l'ha fatto, ecco perché io mi sono molto arrabbiato, e anche dentro il primo tempo ho detto di cambiare atteggiamento, gli do 10 minuti e poi ti cambio. Perché per me è molto più importante il lavoro che noi facciamo durante la settimana, se c'è un lavoro di squadra, lui deve far parte di questa squadra, perché se no andava a giocare a tennis, giocava da solo a proposito di tennis sentiamo allora l'amico Francesco Cenci. Francesco, allora brevemente l'impresa del Lazio, perché così possiamo chiamarla, insomma, perdere soltanto 1-0 con una squadra quotata come la Nurese è stato sicuramente. Ma non è la prima volta, perché anche la Veglia è stata all'ultimo minuto, quindi non è la prima volta. Una squadra che comunque si batte. Francesco, che partita è stata? Sì, innanzitutto dal primo minuto sono scesi in campo 9 giovani, di cui un 98 ha fatto l'esordio Filippo Massarelli e un altro 98 è entrato nel corso della partita, è Luigi Dell'Ascio. E in campo c'era anche un 97 titolare, Mattoccia. Una partita che comunque Lanciavigno
ha messo in campo quello che aveva, motivazioni, determinazioni e grinta, e come sono bastate queste tre caratteristiche per mettere in difficoltà una squadra come la Nuorese, che era quotata come una delle favorite del campionato e comunque una squadra che può lottare per entrare tranquillamente nei playoff. La partita, la differenza l'ha fatta Geda, un giocatore che ha fatto la Serie A per 6-7 anni consecutivi, ex Cagliari tra le ultime, ha deciso lui la partita con un anticipo su un cross dalla sinistra. Per il resto ha preso una traversa e dopo un primo tempo dove la Nuorese aveva il possesso del pallone, ma comunque conclusioni pericolose non ce ne sono state, nel secondo tempo c'è stata una mezz'ora di sonno completo, nessun tiro in porta, niente da segnalare, e nell'ultimo quarto d'ora si è scatenato tutto. Ci sono state 3-4 azioni per Lanzo Lavigno e nelle ripartenze la Nuorese per 3-4 volte ha rischiato di chiudere la partita, però alla fine il successo con 1-0 della Nuorese ci può stare, però resta comunque la grande prestazione fatta da questi giovani di Anzio. Bene, grazie. Sinteticamente abbiamo filmato Ostiamare Fondi da vedere. Giorgio, il tuo intervento molto rapido. Sì, mi era riferito prima quando parlavate dell'arbitro di mercoledì. Ieri grandissime polemiche a Casal del Marmo per il pareggio a Strea Olbia, per la pessima direzione del signor Trischitta di Messina. Si sono lamentati entrambi i tecnici, sia Rambaudi che Biagioni. È stato negato un rigore per parte, ma quello dell'Olbia doveva essere anche espulsione di Ventura, che ha fermato Calì, lanciato a rete a 6 minuti dalla fine. Questo arbitro, l'Olbia, si è lamentato molto il presidente Pino Scano, anche mister Biagioni, perché pare che anche nella gara di San Cesario abbia penalizzato la squadra sarda. Per quello che ho visto ieri, il signor Trischitta di Messina non dovrebbe più arbitrare, almeno per un paio di minuti. Benissimo, mese. Giorgio, e allora andiamo a vederci Ostiamare Fondi. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e a tutti gli sportivi. Bruno Bellucci risponde presente qui dall'Ancomarzio di Ostia, dove sono entrate in campo le squadre che daranno vita al match clou di questa quinta di ritorno. Sulla sinistra dei vostri teleschermi, in completa divisa bianca, i padroni di casa dell'Ostiamare, sulla destra con la classica divisa rosso-blu a strisce verticali. Pallone poi in profondità alla ricerca di Piro. E adesso è Macciocca che va a servire ancora il numero 7, Piro che cerca la bordata con conclusione pericolosissima, deviata all'ultimo istante. Giravolta di Massella che va a cercare un compagno, alla fine accentra per Costantini che va a servire Macciocca, si coordina Macciocca che favorisce l'inserimento a sinistra di Angeletti, cross, si coordina Massella, bordata di esterno destro, parata a terra. Chissà cosa escogiterà mister Pogesci, a meno che non si tratti di un problema fisico. D'Agostino accentra per Angelilli a terra, direttore di gara che comanda il calcio di punizione contro. C'è stato, diciamo, uno scontro. Angelilli su, evacuo, D'Agostino, tiro, grande prodezza di Saccucci, questa è senza dubbio l'azione più bella del match. Pompei, pallone su, evacuo, si gira, evacuo, tira e poi c'è il gol di D'Agostino, gol di D'Agostino. Sulla conclusione di evacuo, respinta, è D'Agostino che mette a segno il tapin che smuove gli equilibri del match. È stata realizzata dal numero 10 Stefano D'Agostino. Quando siamo giunti al 31esimo, e questo è il gol che sposta gli equilibri della partita. D'Agostino, gol al 31esimo. Martinelli parte, tiro a giro, bellissimo, con palla che è terminata di un niente alta. Di gara, pallone su Massella si gira, ancora su Piro, parte ancora il cross e c'è la prodezza sensazionale di Di Loreti sul colpo di testa di D'Agostino, sul colpo di testa di Costantini, scusate. E su questo calcio di punizione dovrebbe esserci il fischio del direttore di gara, è così Sandro Pokesci che va a ricevere l'abbraccio
dei suoi ragazzi a far festa sul terreno di gioco, e allora si ribadisce il finale qui all'Anco Marzio. Ostia Mare 0, Unicusano Fondi 1, gol al 31esimo della ripresa di Stefano D'Agostino. È tutto linea che può tornare allo studio. Termina il match qui all'Anco Marzio, siamo in compagnia di due dei protagonisti dell'impresa della Unicusano Fondi che ha violato l'Anco Marzio, il portiere Di Loreti e il difensore esterno sinistro Pompei, due a mio giudizio dei migliori in campo. Partiamo dunque da Pompei. Pompei, un vero e proprio tourbillon sulla fascia sinistra, per cui complimenti per la tua partita, ma diciamo ti faccio subito la prima provocazione: probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto. Beh sì, è stata una partita combattuta fino alla fine, i complimenti vanno soprattutto alla squadra che ci aiutano a fare queste diciamo imprese, perché comunque sia era una partita dura, maschia, fino alla fine pensavamo appunto di portare il pareggio a casa, però abbiamo meritato perché siamo stati sempre in partita fino all'ultimo minuto e non ci siamo mai tirati indietro. Stiamo crescendo, stiamo diventando una grande squadra e niente, va bene così. Bene, ti porto adesso su un altro terreno. Mercoledì al Montefiore di Rocca Priora si recupererà dunque l'Uva Castelli Romani Viterbese. Oggi la Viterbese ha vinto 9-1 a Selargius, distanza 4 punti. Qual è la tua previsione? Chi vince questa partita? Beh, sicuramente è una partita dura, difficile. E se la giocheranno alla pari, poi che vinca il migliore. Benissimo, grazie e tanti auguri a lei. Allora passiamo a Lorenzo Di Loreti, al quale la domanda mi sembra abbastanza banale, scontata: quell'intervento nel finale sul colpo di testa di Angeletti ha salvato il risultato? Francamente io ricordavo un Di Loreti non autore di questi interventi, la palla secondo me insomma finiva in rete fino all'anno scorso. No, vabbè. Diciamo che su questo intervento è stato premiato il lavoro che sto facendo quest'anno in maniera molto umile, mi sono messo a disposizione del mister, perché non sto giocando titolare, comunque c'è Coletta che è un grande portiere. Io lavoro soltanto per fare bene quando mi chiamano, quando il mister mi mette in campo. Sono contento di aver salvato il risultato, ma ci sono stati 45 minuti in cui la squadra ha lottato, quindi diciamo l'intervento sono contento della ciliegina sulla torta, ma tutta la squadra ha dato l'anima in campo fino alla fine. Benissimo, dunque obiettivo playoff, ormai il mirino è ben puntato, ci credete Lorenzo? Ma da quando è entrata l'Università Unicusano l'obiettivo che ci hanno dato è stato questi playoff, quindi noi ci abbiamo sempre creduto e ci continuiamo a credere fino alla fine. E i playoff sono un obiettivo e di settimana in settimana sta diventando sempre più concreto, quindi noi continueremo a lavorare così come stiamo facendo. Bene, chiudiamo diciamo alla maniera nostra, ti saluto, diciamo fai presto, insomma puoi anche toglierti quel pezzo di pizza che hai nascosto, ha detto qualcuno, dentro le mutande. No, mi tengono ben a dieta. Benissimo, ciao Lorenzo. Mister Schiappara, allora l'analisi di questa partita, abbiamo già detto che probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, poi alla fine c'è stata la zampata di D'Agostino. Io so che abbiamo fatto una buona partita, sapevamo di affrontare una squadra che veniva da quattro vittorie importanti, una squadra in forma, però fondamentalmente i ragazzi hanno fatto la partita che devono fare, abbiamo creato il giusto, ci è mancato fondamentalmente la zampata decisiva. Mi riesce difficile da commentare perché poi dopo nel calcio ci sale l'episodio e determina poi il proseguo della gara. Loro sono stati bravi perché hanno diciamo portato dalla loro parte un episodio e hanno costruito quello, la partita su quell'episodio, come è normale che fosse. La partita comunque ben disputata, una partita comunque buona. E tutto sommato accettiamo il verdetto del campo, perché poi nel bene o nel male va sempre accettato. Benissimo mister, chiudiamo chiedendo anche a lei il pronostico sull'esito del recupero di mercoledì Luva Castelli Romani Viterbese. Non lo so, sinceramente non lo so, sono due ottime squadre, colgo l'occasione anzi per
per fare complimenti a entrambe, che vinca il migliore, siamo tutti contenti. Benissimo, grazie mister. Ciao. Bene, dunque torniamo in studio, abbiamo meno di 3 minuti prima di chiudere la terza fascia e chiaramente ho un compito da fare, Sandro. Il portiere Lorenzo Di Loreti mi ha invitato a farlo, diciamo, volevo dire pregato, ma insomma è un termine che non mi piace, mi ha invitato a porgere i saluti alla nonna, a nonna Rosalba, che questa sera, in questo, diciamo, in questi momenti o qualche ora fa ha subito un intervento chirurgico e noi chiaramente lo facciamo con molto piacere, auguri nonna Rosalba. Ok, allora Sandro, hai sentito le interviste dei tuoi ragazzi, prenderai provvedimenti disciplinari presumo nei confronti di Loreti, insomma, no? Quello no. Si era nascosta la pizza da qualche parte. Lui sa che deve stare a dieta perché ha qualche chilo, però bisogna fargli i complimenti, è stato decisivo, è un ragazzo che sta soffrendo, come tanti, che a me dispiace, domenica per esempio ho mandato Bertoldi in tribuna, la prima volta che mando un ragazzo in tribuna e mi dispiace perché è un ragazzo di grossa prospettiva, però abbiamo cambiato un po' il modulo di gioco e quindi penalizza un po' gli esterni avendo queste due punte centrali e un trequartista, ma come lui, Adessi, sono ragazzi che hanno un futuro nell'università, nell'Unicusano Fondi, perché 95 e 94 noi li vogliamo bloccare per 2-3 anni per dargli la possibilità del grande calcio professionistico. Se non sarà quest'anno, ma il prossimo anno, non possiamo sbagliare l'obiettivo che la società ci sta chiedendo. Quindi i nostri ragazzi oggi giocheranno poco, ma il futuro è per loro, perché le nostre scelte sui giovani da valorizzare ce l'abbiamo. Io poi vengo dagli insegnamenti di Claudio Di Bucchio, che diceva: non bisogna mai cambiare la squadra, bisogna solamente cambiare gli attaccanti, perché ogni categoria cambia quel secondo per calciare in porta. Io penso che sia una teoria giusta e quindi quando tu hai un'organizzazione di gioco, di calciatori, ricorda Emilio Coraggio, guarda, è un esempio per tutti, un giocatore normale, dalla prima categoria del Sora ha perso a 5 minuti dalla fine gli spareggi per andare in Serie B col Castel di Sangro, quindi io dico ai miei ragazzi sempre questo. E sognate, ma sognate sempre in grande, perché bene, tanto svegliarsi non costa niente. Bene Sandro, siamo quasi alla foto finish, domanda secca: Sandro Boghesci a questo punto della stagione si accontenta del quinto posto o guarda più in alto? No, l'Unicusano deve, noi abbiamo l'obbligo di vincerle tutte, l'obbligo. Benissimo, dunque meno 10, linea alla regia, ci vediamo tra poco.